Allora, io vorrei partire da una frase che ho sentito qualche anno fa, mi ha lasciato un po' perplesso, il comune di Livorno non si occupa di lavoro. Questa frase è stata detta e praticamente mi ha fatto un po' rabbrividire. Il comune di Livorno, l'amministrazione comunale si deve occupare di lavoro, tornando al centro di tutti i progetti, essendo un motore di sviluppo della nostra economia. Adesso Livorno è isolata da tutto, è isolata dai territori vicini come Colle Salvetti o i comuni della provincia, è isolata dalla regione, dall'area vasta prima e poi dalla regione, è isolata dall'Europa. Noi dobbiamo rompere questo isolamento e far tornare Livorno a credere in una vocazione agro-mediterranea, questa vocazione che guarda alle proprie spalle, al retroterra e guarda al mare. L'economia del mare è fondamentale, qui arriviamo al porto, è vero, il porto di Livorno in questo momento è completamente bloccato e noi dobbiamo chiedere con forza che questo blocco sia superato. Al di là delle beghe giudiziarie, il commissario che è stato nominato, dopo il giusto periodo di valutazione e ascolto, deve cominciare a fare un commissario che decide. E dare le indicazioni e far sì che le aziende possano tornare in breve tempo a utilizzare spazi e a lavorare. A proposito di spazi, oggi ho incontrato i rappresentanti di una serie di aziende, hanno detto sì, il lavoro, fate bene a dire serve il lavoro, ma per creare nuovo lavoro servono uno le aziende e due gli spazi per nuovi insediamenti, anche di queste aziende, sia che vengano da fuori, sia che siano qua e vogliano allargarsi. Il piano strutturale che è stato licenziato in fretta e furia qualche settimana fa non prevede questi spazi, non prevede niente di questo. E allora se noi vogliamo ragionare di nuovo sviluppo e di nuovi posti di lavoro dobbiamo ripartire dagli strumenti urbanistici e quindi a questo punto il piano operativo che può modificare il piano strutturale e dare certezze in più. L'industria, e chiudo, anche se poi ci sarebbe turismo, commercio e tanto altro, l'industria, tutto quello che noi potevamo perdere su questo territorio lo abbiamo perso. Siamo arrivati in fondo, a raschiare il barile. Sono rimaste solo le imprese che avevano la testa qua, cioè la progettazione. Queste ce l'hanno fatta a sopravvivere alla crisi. Allora, siccome in questo settore ce ne sono di aziende, e così come nel settore dell'artigianato, del commercio, dobbiamo ripartire da qui, dalla progettazione e dalla creatività dei livornesi. Grazie.